Expo Vending Sud continua, siamo allo stand di La Bevanda del Re e ci troviamo in compagnia del suo Deus Ex Machina, Stefano Arignano. Stefano è un esordio qui a Vending TV e Oreca TV, come vedete dal cubotto che è attorno al microfono. Benvenuto. Benvenuti a tutti, grazie. Parlaci in un minuto di questa nuova creatura, come nasce e perché, a chi è destinata La Bevanda del Re? Beh, La Bevanda del Re innanzitutto è un brand che nasce per mio volere dopo aver rappresentato varie aziende del comparto caffè e si va a incanalare nel canale prettamente dei negozi specializzati o comunque del comparto dei classici coffee shop nati da qualche anno a venire ad oggi. E diciamo che un prodotto nato all'incirca da un paio d'anni, dove inizialmente producevamo solo ed esclusivamente solubili, oggi abbiamo affiancato il solubile anche il caffè, che è quello diciamo che ci dà la possibilità di penetrare con più forza maggiore e con presenza sui clienti, sui nostri partner. Un prodotto e una linea che nasce prima per il mercato nostrano, quello meridionale, oggi dopo un anno di successo, ecco, quasi due anni di pieno successo di questa linea, c'è una ulteriore predisposizione al mercato del centro nord. Sì, esatto. E, diciamo che inizialmente la vendita era più che al mercato diciamo meridionale, al mercato campano. Dopodiché fortunatamente grazie all'aiuto sia di validi collaboratori, sia di una discreta rete vendita e un po' grazie all'idea e ai prodotti siamo riusciti a incanalarci anche nel mercato meridionale e da pochi mesi a questa parte devo dire che anche con discreti risultati abbiamo avuto una pressante richiesta sia dal nord Italia che anche da qualche piccolo clientuccio estero. Stefano, questa linea, come tu hai detto, è nata inizialmente solo con bevande solubili per lo più e poi ultimamente, da pochissimi mesi, sono state create anche le miscele di caffè. Quante sono e quali sono le qualità offerte al pubblico oggi? Sono state create miscele di caffè e dirò anche di più. Siamo ad oggi probabilmente, lo dico, non lo dico io ma è un dato di fatto, l'azienda con più compatibilità sul mercato, visto che ne vantiamo all'incirca 21, quindi da quando siamo nati con i solubili siamo arrivati ad essere comunque una delle aziende più complete che si collocano sul mercato e ad oggi le ultime referenze arrivate sono i 5 sistemi compatibili che abbiamo prodotto proprio pochi mesi fa, quindi diciamo che possiamo dire che siamo tra virgolette una delle aziende più complete con le compatibili. Devo dire che fra i tanti prodotti offerti, e ce ne sarebbe davvero tantissimo di cui parlare perché la varietà è davvero molto ampia. 500 referenze tra solubile e caffè. Con un magazzino che immagino sia immenso. Abbastanza grandicello, diciamo così, dai. Ecco, allora fra tutte queste novità, ciò che mi ha colpito particolarmente è la macchina che voi state offrendo in offerta in questo momento, l'offerta fiera, a tutti i gestori e rivenditori barra negozi che vi vengono a trovare con un pacchetto chiuso, una macchina estremamente contenuta e carina. Sì, perché innanzitutto è una delle macchine più piccole sul mercato e tu come sai bene negli ultimi anni il consumatore finale predilige sempre di più una macchina piccola e in più ti dirò hai sbagliato a dire una semplice cosa, l'offerta non è solo per la fiera ma è per l'intero anno e dove abbiamo creato in partnership con Aroma Macchine che produce macchine artigianali, chi è del settore la conosce bene. Una macchina dove l'andiamo a vendere con il nostro caffè vicino chiaramente a un prezzo aggressivo di 87 euro evato con 80 capsule all'interno. E allora facciamo come al solito anche la presentazione del contatto, cioè l'indirizzo email a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi, avere maggiori informazioni e quindi iniziare una relazione commerciale con la vostra struttura.
Beh, innanzitutto il sito web che è di default la bevandaterre.it, e dopodiché abbiamo l'indirizzo email che è commerciale@labevandaterre.it, che è l'indirizzo dove ci possono tranquillamente contattare per richieste di informazioni. Stefano, questa è per me la casa del caffè. Lasciamo stare le bevande solubili, perché a quest'ora del mattino occorre un buon caffè. Cosa ci offri? Vi offro una miscela che noi l'abbiamo rinominata Top Selection, con un incarto molto particolare, perché oltre a un buon caffè purtroppo c'è bisogno, lo sappiamo, anche l'occhio vuole la sua parte, di un bel packaging. E come qualità di caffè parliamo di una 70 robusta e una 30% arabica, perché come sai a noi meridionali piace un caffè un po' più corposo, un po' più strong. E allora noi ci fermiamo pochi minuti qui proprio per gustare questa miscela e poi continuiamo per darvi conto di tutte le novità presentate in questa edizione ex novo di Expo Bending Sud, tornata ben dopo 4 anni dalla precedente edizione. Stefano, grazie per la collaborazione. Ragazzi, grazie a voi, un abbraccio a Fabio Russo e lo ringrazio sentitamente per questa intervista.